Mamma mia. Incredibile. Oh. Che dici? Scommettiamo che ce la faccio. Dai. Sì? Dai. Tiriamo i dadi. Al 20. Al 20, certo che al 20, sempre. Non ci posso. Tu e la tua fortuna. Sempre. Allora, prendi dadi. Vado. Vado. Tua. Ovvio. Buonasera. Buonasera. Oh, mi scusi se piombo così d'improvviso, ma ho appena perso la scommessa con il mio compare là in fondo e mi tocca offrire da bere. Ma davvero? Così, sono stato sfortunato. Ma mi dispiace. Ma la ruota gira, credimi. Ma com'è giusto che sia? Ma la ruota gira per tutti, questo lui non lo sa. Che Dio lo strangoli. Molto gentile, ma ho già preso da bere. Cosa stai leggendo? Non lo conosci. Vuoi mettermi alla prova? Sono un grandissimo lettore. Non puoi conoscerlo perché non è ancora uscito. Se non è ancora uscito, come fai a leggerlo? Sono una critica di romanzi gialli. Ah, ti piace questo genere di cose? Oh, sì. Soprattutto le storie con finale violento. Ma dai. Per una persona come te, non pensavo che fosse... Prego. Beh, non farei intendermi, ma... Boh, ma chi sono io per dirlo, eh? Una donna così impegnata. E pure carina. Ehi, che c'è? Ma che la copertina è delicata. Ma perché farsi tante remore? Cosa? Sì, insomma, perché farla così tanto lunga? Non posso fartelo vedere, tutto qui. Comunque, grazie per la lieta chiacchierata. Magari vuoi che sia un po' più delicato? No. Ah, e allora è vero quello che si dice delle storie violente. Per favore, smettila. Magari dietro la copertina, chissà cosa troviamo. Ehi, ferma! Ehi, ehi, ehi! Ehi! Tutti riescono a cogliere il significato dell'esistenza in modo così poco lineare. È giovane! Che fortuna! Thank you.
Sì, sì, ridi, bastardo. Ma no, io non rido di te, io rido con te. Sì, sì, vabbè. Senti, vieni, vieni qua, vieni qua. Devo darti una cosa, vieni. Non aver paura, non ti faccio niente. Vieni, vieni. Ecco, bravo. Sai che questa notte sarà un po' lunga per te. Vieni. Che cos'è? Quello che ti ci vuole. Sei di queste parti? A quanto pare questa sera no. Ti capisco, giovanotto. Anch'io alla tua età mi dilettavo così. Alcol, donne, gioco. Sì, lo so, non c'è niente di meglio. Però senti, io sto cercando una ragazza. Vestita di nero, passata di qua forse. E tu pensi di conoscere talmente bene la città da chiedere aiuto? Ho già capito, farò da solo. No, no, no. Non ti ho detto che non ti aiuterò. Ma ogni cosa ha il suo prezzo. Che cosa vuoi? Ti piacerà. Sarò clemente. Soglia di difficoltà 10. No, 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 no. Non voglio un solo gentilezza io. Riprovo. Ti vedo in difficoltà, giovane. Non lo sono. Bene. Tu credi nel destino? Che domanda è? No, pensavo. Vivere così, lasciarsi trasportare dal caso, dalla fortuna o dalla sfortuna. Io la fortuna me la creo da solo. Una cosa non esclude l'altra. Mi sembra una domanda un po' assurda in un gioco d'azzardo. Quanto vuoi? Rilancio. No, no, no. Io ti facevo ingenuo, ma non a tal punto. Dovrebbe essere a pagina 137. C'è il numero 13. Lancio il numero 13. Oh, incredibile! Incredibile davvero! Oh mio Dio, incredibile! E che dire, ragazzo? Sembrerebbe che quel pezzo di carta ti abbia portato fortuna. Sì, ma come, cioè, come è possibile? Oppure è questa. Al tuo riscatto. Allora come hai fatto? Dimmi tutto. Poco fa hai dimostrato di credere nel destino. Non è vero. No. Ne sei sicuro? Fossi in te leggerei meglio. Chi ha scritto questo libro? Dimmi, ti prego, dimmi!
cosa sta succedendo? Dimmelo! Hai ragione, hai ragione. Chiunque tu stia cercando si trova nella vecchia libreria, ma dall'altra parte della città. Ma... e la ragazza? Hai già fatto la tua domanda, ragazzo. Beh, ma se hai altri spicci da spendere, per me va benissimo. Ma immagino che ti serviranno più tardi. Anzi, fai una cosa. Tieniti qualche spicciolo in tasca. E adesso via! Ah, via! Mi raccomando, petto in fuori e spalle dritte! Mi servono le gambine! Incredibile, signore. Non siete cambiato per niente. Ma è lei l'autore di questo libro? Oh, ci mancherebbe. Cosa darei per esserlo? Sa, nessuno riesce a cogliere il senso dell'esistenza in maniera così poco lineare. Che significa? Sa quando qualcuno racconta la storia della propria vita, in realtà sono tutte fandonie? Non si riesce a capire se l'autore si prende sul serio oppure no. Un genio. Ma lui è qui. Scherza. Lei è il visitatore suo preferito. La sta aspettando. Non le servono per dove deve andare. Signore, sono Edward Vednik. Io sono perfetto. E lei è l'autore di quel libro. Io sono perfetto. Io sono perfetto. Io sono perfetto. Io sono perfetto.
signore. Perfetto. Signore, ho bisogno di saperlo, io... Io sono perfetto. Io sono perfetto. Oddio! Ah! Ah! Scusami, io volevo porti le mie scuse. Tutto cosa? Mi dispiace, mi sono comportato da cafone. Mi dispiace tanto, sul serio. Non ho idea di che cosa lei stia parlando. Forse non ricordi, io non lo so, ma ieri sera mi sono comportato un po' male. Ho bevuto un po' e... Sì, non era proprio il massimo. Ah, ti ho riportato il libro che... Dal suo aspetto deduco che lei non abbia trascorso una notte tranquilla. Detto questo, io non ho idea di chi lei sia. In ogni caso, a chiunque fossero rivolte le sue scuse, sono sicura avrebbe apprezzato. Sì, ma io pensavo... Buona giornata.